Grazie naturalmente a Emanuele, grazie Alberto, e mi fa molto piacere, devo dire, parlare in un posto del genere perché insomma suscita una certa emozione. E grazie a voi che siete qui numerosissimi, tra l'altro c'è gente che ama soffrire perché ieri sera erano a Cremona, oggi sono qui, quindi veramente, come dire, ci vorrebbe un premio perché è incredibile questo fatto. Va bene, dunque, quante sono le persone che non sanno nulla delle cose che dico? Ah, qualcuno, ok. No, dovrebbero essere tante in realtà, ma... Allora, dico soltanto due parole per queste persone, non prima però di collegarmi un attimo a quanto diceva Emanuele, no? Che citava i lavori di Pansa che sta riscrivendo la storia dal 43 in avanti, eccetera, che vabbè, molto contestato, poi al di là del fatto che uno possa condividere o meno, scrive delle cose molto documentate. E questo però ci aiuta a capire una cosa, che quando si scrivono i libri di storia, chi li scrive ovviamente secondo i suoi criteri e li scrive cercando di inserire nei testi ciò che lui vuole che venga tramandato. Ora, appunto, Pansa parla di una storia di 60 anni fa, 70 anni fa, e ci fa capire come in realtà possa essere riscritta. Pensate a dei testi che sono stati scritti millenni fa, in periodi in cui non c'era neanche, era immaginabile la documentazione che possediamo adesso su quegli anni lì. Nonostante questo, il lavoro che sta facendo Pansa è proprio quello di, ovviamente, riscrivere. No, una storia, il che vuol dire che soltanto a distanza di pochi decenni si può ipotizzare di scrivere una storia diversa da quella che veniva data per assodata precedentemente. Ecco, pensate cosa significa questo con l'Antico Testamento. Quindi moltiplicatelo, diciamo, per il numero di volte che volete voi, come dire, no? Questa ipotesi esponenziale di variazioni che ci possono essere, perché l'Antico Testamento ovviamente è proprio così, anche perché è stato scritto nel corso di moltissimi secoli, in periodi in cui non c'era sostanzialmente quasi nessuna documentazione, non c'era quasi nulla di verificabile. È per questo che da alcuni anni dico che con l'Antico Testamento si può solo fare finta. E questa è una delle poche certezze che ho quando parlo di questi temi, no? Perché sull'Antico Testamento si devono avere un sacco di dubbi. Bisogna porsi un sacco di domande che sono al sapore della conoscenza e quindi siccome bisogna porsi un sacco di domande, si deve avere un sacco di dubbi, con l'Antico Testamento ogni volta che facciamo un'affermazione diciamo facciamo finta che, perché secondo me non si può fare altro. Allora, le cose che racconto dell'Antico Testamento dipendono dal lavoro che ho fatto per le edizioni San Paolo. Per le quali per molti anni ho tradotto, lo dico appunto per quelle persone che non sanno nulla delle cose che dico, ho tradotto l'ebraico masoretico, insomma i codici da cui dipendono le Bibbie che abbiamo in casa, e loro hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente, che sono questi libri qui, questi volumi qui, nei quali il mio lavoro era fare la traduzione letterale, quella pubblicata qui sulla destra, controllare che l'ebraico fosse scritto giusto, controllare che il testo greco fosse scritto correttamente e fare l'analisi grammaticale dei verbi che è pubblicata qui in calce. Quindi il mio lavoro era questo qui. In questo volume qui, tra l'altro, appunto c'è traduzione interlineare di Mauro Biglino e poi sotto c'è testo italiano della nuovissima versione della Bibbia di Monsignor Gianfranco Ravasi, che è il ministro per la cultura del Vaticano, quindi in questo volume siamo io e lui assieme, lui ha dato l'autorizzazione a pubblicare la sua traduzione a fronte della mia. Siccome i miei incarichi prevedevano che io facessi la traduzione letterale, col passare del tempo, appunto, mi è venuta la voglia, diciamo così, di cominciare a raccontare ciò che mi pare di leggere veramente nei codici masoretici. E ho cominciato nel 2010, ovviamente il rapporto di lavoro si è interrotto subito, per ovvi motivi, e quindi adesso insomma sono alcuni anni che sto andando avanti per conto mio, ovviamente sia a tradurre che a raccontare. Sempre a beneficio non soltanto delle persone che
non hanno mai sentito nulla, ma anche siccome poi queste conferenze vanno in rete, allora è bene che anche quelli che ascoltino in rete sappiano una cosa che è precisa, perché questa cosa qui, per quante volte io la ripeta, mi accorgo che in realtà, diciamo, forse non la si vuole capire, non lo so. Io non parlo dei mondi spirituali, ho sentito delle cose che si fanno qui al castello, e quindi insomma qui affrontate certi tipi di temi. Oggi sentirete una roba di una materialità spaventosa. Cioè, in queste ore che passeremo assieme, nel corso delle quali vi prego di farmi domande senza aspettare neanche la fine, perché così mi diverto un po' anch'io, si parlerà appunto di un tema affrontato da un punto di vista esclusivamente materiale. Quindi io non parlo di Dio perché non ne so nulla, non parlo dei mondi spirituali perché non ne so nulla, non parlo delle entità spirituali perché non ne so nulla, parlo di un libro. Prima vi ho detto che su quel libro, con quel libro si può soltanto fare finta. L'altra certezza che ho è che, appunto, io dico che non parlo di Dio perché non ne so nulla. L'altra certezza che ho è che anche quel libro non parla di Dio. Perché ci racconta altre storie. Poi Dio ce l'hanno messo dentro a forza. Ma quel libro non si occupava di Dio, assolutamente. L'hanno poi utilizzato successivamente per farlo parlare di Dio. Quindi, quando io faccio queste affermazioni, preciso, non intendo dire Dio non esiste, perché io di Dio non so nulla, dico che quel libro non ne parla. Poi noi viviamo ovviamente in un mondo, in una cultura nella quale siamo abituati a pensare che se una cosa è scritta nella Bibbia è più vera, diciamo così, invece se non è scritta nella Bibbia, allora uno sente dire, ma se la Bibbia non parla di Dio, allora vuol dire che Dio che... No, non c'entra niente, non c'entra niente. La Bibbia può essere il libro che contiene la maggior mole di balle che ci siano mai state raccontate. Quindi il fatto che la Bibbia non parli di Dio non significa che Dio non esiste, significa che gli autori biblici non se ne sono occupati, perché volevano raccontare un'altra storia. Ok? Poi dopo vediamo alcune cose. Uno dei concetti fondamentali che bisogna avere su questo insieme di libri che costituisce l'Antico Testamento, che è un insieme di libri che nel corso dei secoli sono stati scritti, riscritti, cancellati, emendati, corretti, interpolati, scomparsi, ritrovati, cioè tutti quelli che avevano il potere di averli in mano, ne hanno fatto ciò che hanno voluto. Ciò che dicono i biblisti attuali israeliani, docenti nelle università israeliane, ciò che dicono lo scrivono, non è che lo dicono, lo scrivono, è che noi abbiamo una certezza, che la Bibbia che abbiamo noi non è quella scritta in origine. Perché ogni volta che veniva o riscritta sotto dettatura o addirittura anche copiata da codice a codice, veniva cambiata. Quindi noi abbiamo una Bibbia che è quella che è il frutto di una elaborazione che si è distribuita nel corso dei secoli, che ha fatto sì che noi leggiamo un libro che non è quello scritto in origine, perché ha subito un sacco di cambiamenti. Quindi con la Bibbia facciamo finta. E la prima cosa sulla quale dobbiamo fare finta è proprio questo, fare finta che chi l'ha scritta avesse scritto questo, ma sappiamo che non è così. Però siccome ci viene detto che questa è la Bibbia vera, la Bibbia ispirata da Dio, allora dico almeno, almeno proviamo a vedere che cosa c'è letteralmente scritto. Quando voi, e magari non so, io qui si organizzano altre conferenze, per cui sentirete parlare dei teologi, sentirete parlare dei cabalisti, sentirete parlare, che so, degli esoteristi, tutto bene, tutto fantastico. Cioè, la Bibbia è stata oggetto di tantissime chiavi di lettura. Siccome con la Bibbia si può solo fare finta, io dico che è bene che ognuno scelga la sua, cioè scelga quella che lo fa stare meglio.
senza illudersi che quella sia la verità, senza illudersi che quella sia la verità. Ma siccome ciò che conta è avere una nostra verità sulla base della quale vivere, allora ognuno sente le varie campane, come si usa dire, e poi dice: a me piace quella. Benissimo. L'importante, secondo me, è che tra le tante chiavi di lettura che vengono proposte ci sia spazio anche per questa. Mentre le altre chiavi di lettura non suscitano, stranamente, non stranamente, ma lo dico con un po' di ironia, non suscitano reazioni, magari ci possono essere contrasti tra di loro, ma nessuno dice: ma la chiave di lettura teologica non va fatta, la chiave di lettura esoterica non va fatta, la chiave di lettura cabalistica non va fatta. No, invece si dice che la chiave di lettura letterale non va fatta. Io la faccio da 4 anni e la farò sempre di più. Cioè, più mi dicono che non va fatta, più la faccio. Perché voglio che sul tavolo ci sia anche questa possibilità di scelta. Quindi ognuno si sceglie la sua, però avendole a disposizione tutte. Perché c'è un fatto che quando qualcuno scrive, scrive in una lingua. Quella lingua ha delle parole, quelle parole hanno innanzitutto quel significato, e quindi quel significato lì è il primo, quello ce l'hanno sicuramente. Gli altri significati sono possibili. Dico, quindi, sono possibili, quindi ognuno sceglie tra i vari significati quello che gli piace di più, ma non si può prescindere dal fatto, almeno dal sapere, che lì c'è scritta una certa cosa. Perché noi ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale, e questo non c'entra ancora con le traduzioni, tra l'altro farò tutta la conferenza senza citare le mie traduzioni. Faremo i ragionamenti da ignoranti sulle Bibbie tradotte dai sapienti, così nessuno teoricamente ha nulla da dire. In realtà ha nulla da dire anche su questo, ma non ha importanza. Quando si fa questo tipo di lettura e quindi di approccio all'Antico Testamento, intanto dobbiamo sapere che sull'Antico Testamento noi non sappiamo chi l'ha scritto. Nel senso che intendo dire che non c'è un versetto 1 del quale noi possiamo dire con certezza sappiamo che l'ha scritto quello. Non sappiamo quando l'hanno scritto. Non sappiamo come l'hanno scritto in origine. Non sappiamo come fosse letto in origine. Questo è un dato di fatto. Tutti i codici che abbiamo noi sono tutti codici molto recenti, i più antichi sono del secondo secolo avanti Cristo, che narrano di vicende di 2000 anni prima, 1800 anni prima, anzi poi le vedremo ancora prima. Quelle sono coppie di coppie di coppie di coppie. E ogni volta il confronto tra le coppie, come dicevo prima, fa capire che quando veniva riscritta si riscriveva diversamente da quella scritta prima. Quindi come fosse scritta in origine nessuno lo sa. Chi l'ha scritta nessuno lo sa, come fosse letta, e adesso vediamo cosa significa, nessuno lo sa, però sulla base di questa totale ignoranza pretendiamo di dire che quando la Bibbia dice una cosa in realtà ne voleva dire un'altra ed è stata ispirata da Dio. Io penso che non ci possa essere affermazione più assurda di questa. Non sappiamo nulla, nulla sugli autori, sui tempi, però sappiamo che quelli lì, che non sappiamo chi fossero, quando scrivevano una cosa ce ne vogliono dire un'altra. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio. Ultimamente dico che io sono arrivato alla settima fetta. Lì da noi, dove si mangia la polenta, ma immagino la mangiate anche qui, c'è un detto degli anziani, no, che dicono: ma anch'io che sono uno stupidotto, alla settima fetta mi accorgo che è polenta. Cioè, nel senso che tu mi dai appunto questa roba da mangiare, mi spieghi che è il frutto di una ricetta articolata, segreta, antichissima, che bisogna conoscere a fondo, che è gestita da pochissimi abilissimi chef, e che a loro volta la tramanda. Benissimo, io alla prima fetta ci credo, alla seconda, poi comincio ad avere dei sospetti, poi arrivo alla settima fetta e dico: no, ho capito, questa è polenta. La mangio volentieri perché mi piace, ma per cortesia, se mi dai polenta, mi dici che è polenta. Ok? Quindi io vi presento la settima fetta,
va bene? Sapendo che ci sono tutte le altre. Quindi sul tavolo ci sono tutte le fette, tutte quelle teologiche, allegoriche, metaforiche, esoterico-iniziatiche, cabalistiche. Metto anche questa, dopodiché ognuno di voi passa davanti al tavolo e quando arriva questa può dire mi fa schifo, non la guarda neppure, non c'è nessun problema. L'importante è che sia sul tavolo, l'importante è che sia sul tavolo. Perché in combinazione questa settima fetta ci spiega tutta una serie di cose che spesso le altre fette non sono in grado di spiegare, tant'è che sono costrette a introdurre per esempio la categoria del mistero, cioè questo sì, pare una contraddizione ma è mistero di Dio. Questo pare un'incongruenza, ma è mistero della fede. Se si legge sulla base della settima fetta, non c'è mai la necessità di introdurre la categoria del mistero. Mai. Perché è tutto chiaro. Forse è troppo chiaro. Allora, chissà, sarà per questo che si dice che questa lettura non va fatta? Che questa è la lettura degli ignoranti? Benissimo, noi facciamo, io, faccio la lettura degli ignoranti, quindi dichiarata. Ok. La situazione è talmente confusa che nel 1958 alla Hebrew University di Gerusalemme hanno avvertito una necessità, i biblisti ebrei, di avviare un progetto che ha come obiettivo quello di cercare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella scritta in origine, che nessuno sa qual è. Si chiama Bible Project, cioè progetto Bibbia. Si sono dati 2 secoli. Di tempo. Sono passati 60 anni, tra 140 anni avranno forse una Bibbia simile a quella scritta in origine che nessuno sa qual è. Questo è lo stato di fatto. Noi qui, cattolici occidentali, sappiamo, perché ci viene detto, che dobbiamo credere veri 46 libri dell'Antico Testamento. Per gli ebrei i libri veri sono 39, per i samaritani i libri veri sono 6. Per i cristiani copti i libri veri sono quelli degli ebrei più altri libri che non sono veri né per i cattolici né per gli ebrei. Per i greci la Bibbia, diciamo, il nucleo originario della Bibbia non è quella scritta in ebraico dai Masoreti, ma è la Bibbia scritta in greco in Egitto nel terzo secolo avanti Cristo. Quindi, a seconda del posto in cui nasciamo, c'è qualcuno che ci dice quali sono i libri che sono veri. Cioè, quali sono i libri ai quali dobbiamo credere? E c'è qualcuno che lo stabilisce a tavolino. Quindi noi crediamo vera una delle Bibbie possibili. Perché, per esempio, tra la Bibbia dei Masoreti e la Bibbia dei Samaritani ci sono 2000 varianti. 2000. I Masoreti dicono noi siamo i custodi della tradizione. I Samaritani dicono noi siamo i custodi della Torah, cioè della legge. Tutti sono certi di avere la verità. Se avete voglia, leggete una, leggete l'altra e poi scegliete quella che vi piace di più. Tanto, tutte invenzioni di uomini sono. Chiaro? Questo ancora senza parlare di traduzioni. Siamo soltanto alla struttura dell'Antico Testamento. È per questo che quando dico facciamo finta che, intendo veramente dire che si può solo fare finta. Intanto fare finta che la Bibbia che abbiamo noi sia quella vera. C'è qualcuno che dice, ma Biglino sceglie la Bibbia dei Masoreti. Perché sceglie la... Io non scelgo la Bibbia dei Masoreti. Io ho sempre lavorato e continuo a lavorare sulla Bibbia dei Masoreti, quindi il codice di Leningrado, perché? Perché è quella da cui sostanzialmente dipendono tutte le Bibbie che più o meno tutti abbiamo in casa. Le Bibbie che abbiamo in casa dipendono sostanzialmente da quel codice lì. Quindi io lavoro su quel codice lì, perché dico se è quello che voi sapienti mi dite essere quello vero, io cerco almeno di capire cosa c'è scritto in quel codice lì. Ma ho una convinzione mia personale, che quel codice lì è quello che ha che ha tra le più alte probabilità di essere il più falso. Perché è quello che nei secoli ha subito la maggiore rivisitazione da parte dei teologi. Teologi giudei, non cristiani, anche dopo, ma i cristiani sono arrivati molto dopo. Cioè, i cambiamenti l'hanno fatto prima gli autori ebrei, poi i cristiani. Quindi lì ci hanno fatto veramente tutto di tutti. Quindi, nonostante io abbia questa convinzione sul fatto che
il codice di Masoreti sia quello che abbia uno che abbia la maggior probabilità di essere tra i più falsi, io lavoro su quelli perché mi viene detto che è quello vero. E allora dico, andiamo almeno a vedere cosa c'è scritto. Ok? Nei vari anni, nelle conferenze, nei libri, io scrivo delle cose, cose che ovviamente hanno suscitato, insomma, un pochettino di reazioni di vario genere. E ci sono, sono nati anche dei blog, di cui alcuni si occupano esclusivamente del mio lavoro, nel senso che sono, per esempio, uno si chiama Confutazio, critica sistematica dei lavori di Mauro Biglino. E va bene, nel senso che è normale, fa parte del gioco e mi fanno un sacco di pubblicità. In questi blog si scrivono un sacco di cose, perché vengono esaminate tutte le conferenze che faccio, vengono esaminate frase per frase tutti i libri che scrivo, no? E tutto viene puntigliosamente analizzato e puntigliosamente criticato. In uno di questi blog, che è uno dei più importanti, che si chiama Consulenza Ebraica, dove scrivono esegeti ebrei, però, come dire, si comportano, hanno un comportamento, come si usa dire, intellettualmente onesto. Cioè, pur non essendo d'accordo con me sulla questione di fondo, cioè Dio, poi vediamo perché, su tutta una serie di altre cose loro sono in totale accordo con me e lo scrivono. Quando scrivono, per esempio, su varie cose Mauro ha ragione, la Bibbia, come gli afferma, non è un libro di religione. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Il termine ebraico malach, tradotto in italiano con angelo, ha come soggetto gli esseri umani comuni, cioè non le entità spirituali. I cherubini, chi ha sentito conferenze o letto mio, sa che i cherubini, scrivo, i cherubini non solo non sono angeli, ma mentre la Kim sono almeno esseri in carne ed ossa, i cherubini non erano neppure quello, ma erano macchine. I cherubini è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud che erano oggetti meccanici. È noto da sempre. Ma se è noto da sempre, per cortesia, diciamolo. Diciamolo se è noto da sempre. Non lasciamo che continui a passare l'idea che, ripeto, sottolineo, io non so se esistono i cherubini delle corti angeliche. Parlo dei cherubim biblici. Quelli erano oggetti meccanici. Poi esistono i cherubini, non ho nulla da dire, non me ne occupo. I cherubini biblici erano oggetti meccanici. Io ho dedicato un capitolo intero a documentare che Satana, il Satana dell'Antico Testamento, non esiste. Il capitolo sul Satan, Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato, su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti. Quindi stiamo tranquilli, Satana non ci rompe le scatole. Ma c'è un'affermazione che secondo me è fondamentale. E qui devo ringraziare i signori di Consulenza Ebraica, in particolare penso che questo sia l'esegeta che si chiama Avram, che è il più importante di tutti lì all'interno, perché fa un'affermazione che secondo me dovrebbe porre fine a ogni libro, a ogni conferenza, a tutto. Ieri sera per la prima volta ho citato questa roba qui, ho detto che se noi dovessimo tradurre la parola neve nel linguaggio Tuareg, non lo potremmo fare, perché i Tuareg non hanno la parola che indica la neve. Perché non ce l'hanno? Perché non hanno la neve, quindi non hanno il concetto di neve, dunque non hanno la parola che la definisce. Se noi dovessimo tradurre telefono per i Bantu, non potremmo farlo, perché non sanno cos'è il telefono, non hanno il concetto di telefono, non hanno la parola che indica telefono. Potremmo fare migliaia di esempi. Io nei libri dico appunto che nella Bibbia non c'è il monoteismo, non c'è neppure il politeismo per la verità, non c'è neppure il politeismo, ma siccome si dice che la Bibbia è quel popolo, è il popolo che ha inventato il monoteismo, no, perché è stato il popolo più evoluto, dico no, non è vero, non c'è il monoteismo. Risposta, quindi questa è la risposta pubblicata nel blog. E di questo ringrazio per questa onestà intellettuale. Li ringrazio perché in questi anni c'è gente che mi scrive, ma se Yahweh, Elohim, Elion, che sono i tre termini biblici che poi vediamo, non vogliono dire Dio, in ebraico come si dice Dio? Sentite cosa dice l'esegese ebraica. Non ha senso parlare di monoteismo in una lingua che non annovera nemmeno un termine che abbia senso di Dio come oggetto di adorazione.
Cioè, nella lingua ebraica il termine Dio non c'è. La Bibbia è scritta in una lingua che non ha un termine per identificare Dio. Potremmo chiudere qui e dire abbiamo scherzato per 2000 anni. Perché vuol dire che quella cultura non ha il concetto di Dio, perché se ce l'avesse lo esprimerebbe attraverso una parola. Non c'è. Non c'è. Ma questo è evidente che non c'è. E allora basta. Prendiamo un caffè e andiamo a casa. Capite? Ma questo lo scrivono perché onesti intellettualmente lo devono dire. Lo dicono. Poi se lo dico io non conta nulla ovviamente, ma se lo dice l'esegesi ebraica qualcosa di più conta. Se non hanno la parola per esprimere Dio vuol dire che non hanno il concetto di Dio. E quindi vuol dire che la Bibbia non parla di Dio, perché non c'è neanche una parola che nomina Dio, perché non esiste nella lingua. Ma questo è evidente. Il problema è che invece a noi viene fatto credere che, e lo leggiamo nelle Bibbie che abbiamo in casa, che Dio è continuamente presente. Dio ha fatto, Dio ha deciso, Dio ha stabilito, Dio ha agito così. No, no, no. La parola Dio non c'è. E siccome la parola Dio non c'è, vuol dire che non c'è il concetto di Dio. Per quanto si parla dei mondi spirituali, vi leggo che cosa scrive il professor Maximiliano Garcia Cordero, questa è una cosa nuova, che è docente di esegesi e di teologia, di esegesi dell'Antico Testamento e di teologia biblica alla Università Pontificia di Salamanca. Sentite bene, eh? Dunque, lo scrive un docente, diciamo così, della Università Pontificia, quindi un docente che piglia lo stipendio dal Vaticano, tanto per intenderci. Nell'Antico Testamento, poi se qualcuno vuole vi do tutti i riferimenti dei libri in cui è, della pagina, eccetera. Nell'Antico Testamento, a malapena, questo lo scrive nel capitolo dedicato alle promesse divine, sapete, no? Dove ci si dice che Dio promette che se facciamo i bravi poi andiamo in paradiso. Nell'Antico Testamento a malapena traspaiono le preoccupazioni nettamente spiritualiste. Cioè, un docente di esegesi e di teologia biblica scrive: nell'Antico Testamento a malapena traspaiono le esigenze di. Allora, siccome magari siamo ignoranti, ma non siamo stupidi, cosa vuol dire questo? A malapena traspaiono. Che non ci sono. Non ci sono. Perché la Bibbia non si occupa di spiritualità. Non ci sono. La giustizia retributiva divina, e questo se leggete la Bibbia lo capite da soli, immediatamente, senza bisogno che nessuno ve lo spieghi, la giustizia retributiva divina deve esercitarsi in questa vita. Cioè tutte le promesse che quel signore lì, che poi vediamo chi era, faceva, era: se fate così io vi aiuto qui, se non fate così io vi ammazzo qui, punto. Dopo non c'è. Dopo non c'è, che non vuol dire che non esista l'aldilà. Io non me ne occupo, non mi interessa, neppure la Bibbia se ne occupa, ok? Il fatto che la Bibbia non se ne occupi potrebbe voler dire che chi ha scritto la Bibbia era una massa di ignoranti che non sa che esiste l'aldilà. Benissimo, a me non interessa. Io vi dico che chi ha scritto la Bibbia non si occupava dell'aldilà. La giustizia retributiva divina deve esercitarsi in questa vita. Mancano lumi sulla retribuzione nell'oltretomba. Ascoltate bene. La spiritualizzazione delle promesse divine si fa profonda a motivo della catastrofe nazionale del 586, cioè quando arriva a Babilonia, conquista Gerusalemme e deporta gli ebrei. Fa per dire, porta una parte, ma comunque, diciamo, quando arriva a Babilonia e conquista Gerusalemme. Dopo quel periodo, allora, spiriti eletti si ripiegano su di sé cercando una spiegazione spirituale alle antiche promesse, che di spirituale non avevano nulla. Cioè quando hanno visto che le promesse di quello lì, Yahweh, qui non c'era più nessuna possibilità di realizzarle, hanno cominciato a elaborare l'idea che forse troveranno realizzazione da un'altra parte. Ma lo scrivono i docenti pontifici. Lo scrivono i docenti pontifici.
non degli atei. La Bibbia non si occupa di spiritualità. Hanno cominciato a elaborarla quando hanno visto che qui non c'era più niente da fare e piuttosto che rinunciare hanno cominciato a pensare, ma forse, no? Ma è una elaborazione a tavolino che nella Bibbia non c'è. Vi ho detto prima che noi non sappiamo chi l'ha scritta. Vi faccio un esempio su un libro eclatante, che è il libro di Isaia, che è il più importante dei profeti antico testamentari. Importante anche perché apparentemente, secondo la teologia cattolica, avrebbe previsto l'avvento di Gesù Cristo. Secondo la teologia cattolica. Voi fate esaminare gli stessi passi da un teologo ebreo e poi scegliete voi qual è l'interpretazione che vi piace di più. Secondo me, in quel caso, hanno ragione gli ebrei. Però voi fatevela fare e poi dice, ah, mi piace quella, scegliete quella, tanto. Allora, il libro di Isaia, 66 capitoli. I capitoli dall'1 al 39, questo lo trovate nelle Bibbie che avete in casa, eh? C'è scritto che sono stati scritti da Isaia, i capitoli dal 40 al 55 sono scritti dal Deutero Isaia, bella invenzione artificiosa per mantenere il nome Isaia. Deutero Isaia vuol dire in greco il secondo Isaia. I capitoli dal 56 al 66 sono stati scritti dal trito Isaia, cioè dal terzo Isaia. Bene, allora uno la legge e dice, ah, quindi Isaia, Isaia, Isaia. No, no. Il Deutero Isaia, è scritto sempre lì, ha scritto due secoli dopo il primo Isaia. E il trito Isaia ha scritto alcuni decenni dopo il secondo. Quindi vuol dire che nella migliore delle ipotesi il libro di Isaia ha avuto tre autori che hanno scritto in 250 anni. Ma nella migliore delle ipotesi, perché per i capitoli dall'1 al 39, il professor Penna, che era consultore della Pontificia Commissione Biblica, scrive circa l'origine dei capitoli da 1 a 39, sapete perché vengono attribuiti a Isaia? Lo scrive, eh? Perché non si hanno motivi seri per negarlo. Non perché sappiamo che l'ha scritta. Perché non si hanno motivi seri per negarlo. Attenzione, questo per il complesso dei 39 capitoli. Ma invece i critici sono quasi unanimi che per esempio nel ritenere i capitoli 36 e 39 derivano da un altro libro. L'unanimità è molto minore nel giudicare l'origine delle singole parti. Le difficoltà più gravi riguardano l'Apocalisse di Isaia, capitoli dal 14 al 27, che molti pongono due secoli dopo. Poi ci sono altre difficoltà sul capitoli 13-23 e sui capitoli 34-35. Quindi, dall'1 al 39 diciamo che le ha scritte Isaia perché non abbiamo motivi seri per negarlo, ma abbiamo motivi seri per i capitoli dal 24 al 27, dal 13 al 23 e dal 34 al 35. Cioè, se noi avessimo la Divina Commedia e qualcuno ci dicesse il Paradiso l'ha scritto Dante, salvo i canti dal 10 al 23, quel che volete, dal 29 al 31, perché quelli lì sappiamo che non l'ha scritti lui, il Purgatorio l'ha scritto il secondo Dante, due secoli dopo, e il Paradiso l'ha scritto il terzo Dante, altri decenni, noi diremmo che la Divina Commedia l'ha scritta Dante? Ma fanno così. Fanno così. Che lavoro hanno fatto i Masoreti? Cioè quelli che hanno prodotto quel codice da cui dipendono le Bibbie che abbiamo in casa. Hanno cercato di definire una volta per tutte i significati. E uno dice, cosa vuol dire definire i significati? Siccome le lingue semitiche sono scritte soltanto con le consonanti, perché le vocali non esistono, esistono solo come suoni, allora tutte le parole, tutti i codici sono scritti solo con le consonanti. E finché non ricevono i suoni vocalici, ovviamente. Quindi loro hanno messo i suoni vocalici e li hanno messi tra il VI e il IX secolo dopo Cristo, quindi non millenni fa, eh? Hanno finito all'epoca di Carlo Magno. Quali fossero le vocali con cui venivano letti in origine, nessuno al mondo lo sa e nessuno al mondo lo saprà mai. Mai. Noi abbiamo i suoni vocalici messi da quelli lì, che sono i rappresentanti di una tradizione. Vi ho detto prima che
poi c'è la tradizione samaritana, che rispetto a questa ha 2000 varianti, c'è la tradizione greca, quella dei 70, e così via. Quindi noi conosciamo quelle vocali lì, vocali tipo queste. Esempio biblico, eh? Qui c'è scritto tevel. Se noi mettiamo una E, che sono due, quindi due puntini e due puntini, questo diventa tevel, che significa terra, mondo. Se noi mettiamo un altro tipo di E, che è questo qui, un altro puntino qui sotto, si legge sempre tevel, ma significa rapporto sessuale di una donna con un animale. Così è terra, mondo. Così è rapporto sessuale di una donna con un animale, o rapporto sessuale tra suocera e nuora. Libro del Levitico. E questo è citato in un passo in cui Yahweh, cioè Dio, dice: se beccate una donna che ha un rapporto sessuale con un animale, sul posto uccidete lei e l'animale. Ok? Quindi questo è il lavoro che hanno fatto i masoreti, quello di mettere puntini e lineette che sono i suoni vocalici. E facendo questo lavoro loro intendevano mettere un punto fermo, cioè come dire, d'ora in avanti la Bibbia non la si tocca più. In realtà c'è una parte dell'esegesi ebraica che oggi toglie questi suoni vocalici e ne mette altri, perché tanto lo possono fare. Nessuno glielo può impedire, perché come fossero vocalizzati agli inizi nessuno lo sa. Quindi sono liberi di farlo. Io non lo faccio, perché se lo facessi io, apriti cielo. Quindi io traduco esattamente ciò che hanno vocalizzato i masoreti. Dico, mi dite che quella è la Bibbia vera, benissimo, andiamo a vedere che cosa c'è scritto nella Bibbia vera. Quindi non tocco neanche un puntino, ci mancherebbe. Quindi questo è ciò che hanno fatto questi signori. E nessuna domanda? No. Allora. Sono gli Elohim, tu che sei l'ebraico. Allora, nelle Bibbie che avete in casa voi trovate scritto l'Altissimo, in ebraico c'è Elion. Nelle Bibbie che avete in casa voi trovate scritto Dio, in ebraico c'è Elohim, oppure El, oppure Eloah. Quando trovate scritto il Signore o l'Eterno, in ebraico c'è Yahweh. O, vabbè, lo vediamo dopo. Ok? Queste, secondo la dottrina, sono i tre termini che indicano Dio. In ebraico, prego. Che allude a una pluralità di dei. Ci arriviamo subito. Elion in ebraico significa quello che sta sopra. Elohim è un termine che l'esegesi in genere, quindi i vari filologi, fanno risalire alle radici più diverse, perché nessuno al mondo sa con certezza cosa significhi. Nessuno al mondo lo sa con certezza. Quindi, tradurre Elohim con Dio è fantasia pura, totale, totalmente ingiustificata. Fantasia pura, totale, totalmente ingiustificata. Non so se tra il pubblico c'è qualche teologo, se c'è, discutiamo. Ingiustificata. Questo termine è plurale. Questo è singolare, questo è singolare. La Bibbia usa, indifferentemente, il singolare e il plurale. Purtroppo, nelle traduzioni in italiano, c'è sempre Dio. Quindi nelle traduzioni in italiano non riusciamo a cogliere la differenza. In ebraico invece la cogliamo molto bene. E in ebraico capiamo molto bene che quando non vogliono parlare proprio con chiarezza di uno solo, usano quel termine là. Quando invece vogliono indicare che a prendere certe decisioni, per esempio è stato il gruppo, eccetera, usano questo termine qui. Oppure si dice che uno di quelli era un Elohim, così come noi potremmo dire che Lorenzo il Magnifico era un Medici,
Cosimo il Grande era un Medici, cioè un Medici plurale ovviamente, appartenente a quella famiglia, appartenente a quel gruppo. Yahweh era uno di questi. Ok? Prego. Siccome però questo termine qui, plurale, crea un sacco di problemi, perché ovviamente che senso ha parlare di un Dio unico? Ripeto, Elohim non significa Dio, ma se anche uno volesse parlare di un Dio, che senso ha usare un plurale avendo a disposizione il singolare? Allora cosa succede? Succede che danno di questo termine tutte le interpretazioni possibili e immaginabili. Cioè plurale di maestà, plurale di dignità, plurale di astrazione, adesso va molto il plurale di astrazione. Bene. Questo termine qui è usato sia con verbi al singolare che al plurale. C'è qualcuno che ha una Bibbia? Sta qui una Bibbia delle edizioni San Paolo. Una Bibbia monodose, tipo il metadone, così se vado in crisi d'astinenza mi faccio una flebo. È leggera da portare, quindi. Allora, noi sappiamo che la nostra storia della salvezza inizia quando Dio chiama Abramo, no? La famosa vocazione di Abramo. Chiama Abramo fuori dalla terra di Ur dei Caldei, gli dice tu vieni con me, e lì comincia l'intervento di Dio nella storia, che fa sì che Dio ci dia la possibilità di liberarci dalla macchia del peccato originale che nella Bibbia non c'è. Quindi non so da che cosa ci dobbiamo liberare, perché il peccato originale nell'Antico Testamento non c'è ed è una invenzione dei teologi. Allora, in Genesi 20, 13, quindi siamo tranquilli, eh? Nessuno di noi nasce macchiato, tutto bene, tutti puliti. Qui è Abramo che parla, Genesi 20, 13. Ora avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io dissi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre. Questa roba qui la leggo perché? Perché c'è un professore ebraista, biblista, che dice che Biglino non ha neanche capito che quando Elohim è usato col verbo al singolare indica Dio, quando è usato col verbo al plurale indica le divinità pagane, cioè gli idoletti di pietra che venivano adorati dagli altri popoli che, non conoscendo Dio, poveretti, adoravano appunto delle divinità inesistenti. Quindi se è plurale, se è singolare è Dio, se è plurale sono le divinità pagane, dice questo professore biblista. Ebraista. Genesi 20, 13. I testi che vanno nelle facoltà di teologia e nelle biblioteche delle università più importanti del mondo che si occupano di Bibbia. Traduzione letterale. E fu come che fecero vagare me Elohim da casa di padre mio. Fecero vagare me. Plurale. Perché il verbo in ebraico è plurale. Bibbia per le famiglie, verbo al singolare. Dio mi fece errare. Bibbia per gli studiosi, e uno non li può prendere in giro perché gli studiosi capiscono qual è il plurale, verbo al plurale. Elohim non viene tradotto. C'è scritto Elohim, rimane Elohim, come è giusto che sia, perché non sappiamo come tradurlo. Quindi qualunque traduzione è un'invenzione. Fecero vagare me Elohim. Quindi, secondo il professore biblista, se è singolare è Dio, se è plurale sono le divinità pagane. Allora chi è che ha chiamato Abramo fuori dalla terra di Ur dei Caldei? Le divinità pagane. Stessa casa editrice, Questo e questo, stessa casa editrice. Traduzione vera, traduzione falsa. Ma non è l'unico esempio, Non è l'unico esempio. Cioè, mi viene il sospetto del perché mi dicano che le traduzioni letterali non le devo fare. Mi viene il sospetto, ma proprio fondato, Molto fondato, perché poi si rischia di capire se uno fa le traduzioni letterali. Ieri sera ho fatto per la prima volta un esempio, mi è venuto in mente ieri sera, ve lo faccio anche oggi, di un'altra traduzione ballerina. Ogni tanto mi si chiede di parlare del Nuovo Testamento, apriamo e chiudiamo una parentesi un attimo sul Nuovo Testamento. Sapete, perché questo insomma lo sappiamo dal catechismo, che quando Gesù viene portato alla croce
Ah, anche Gesù facciamo finta che sia esistito, eh? Viene portato alla croce, c'erano con lui due ladroni. Ok? Sappiamo tutti, no? Che vengono crocifissi. In Luca 23:32 il testo dice così. Poi ve lo leggo, eh? Eteroi duo kakurgoi. Kakurgoi è un termine che indicava genericamente i malfattori, ma indicava in particolare i rivoluzionari, zeloti, antiromani. Allora, noi sappiamo che c'erano con lui anche due malfattori, diciamo così. Se io vi dico che questa mattina io ero fermo a un autogrill e con me c'erano anche due idraulici, voi capite qualcosa? Potete intuire qualcosa del mio mestiere? No. Se io vi dico che ero fermo all'autogrill e c'erano con me altri due idraulici, voi cosa capite? Che mestiere faccio io? Eteroi non significa anche, significa altri. Due rivoluzionari. Nei Vangeli noi leggiamo c'erano anche due rivoluzionari, nelle traduzioni. In greco c'è scritto altri due malfattori, cioè lui faceva parte di quel gruppo. Non solo. Quando Giuda compie il suo tradimento, si dice che lui arrivò Labon Speiran, prendendo o avendo preso, c'è scritto, una turba di gente. Speiran è il termine greco che indica la corte romana. Ora, Giuda non poteva certo prendere nessuna corte, perché i romani mai gli avrebbero affidato una corte. Ma una corte romana è la decima parte di una legione, cioè 600 soldati armati fino ai denti. Siamo nella Pasqua di Gerusalemme. Gerusalemme veniva invasa dai 100 ai 120.000 pellegrini con enormi problemi di ordine pubblico. La dottrina ci fa credere che i romani hanno mandato 600 armati fino ai denti per prendere 12 figli dei fiori che parlavano di amore e di pace. Cioè hanno distolto 600 romani dall'ordine pubblico di Gerusalemme per andare a prendere 12 figli dei fiori. Corte. Altri due rivoluzionari, coorte, per bloccare l'insurrezione armata che stavano preparando. Le traduzioni ballerine fanno sì che nelle nostre teste entrino delle cose. Fa sì che nelle nostre teste entri il fatto che Dio mi fece errare lungi. Gli Elohim mi hanno portato via dalla casa di mio padre. Non Dio mi fece errare. Traduzioni ballerine. Ecco perché non bisogna fare le traduzioni letterali. Perché poi si corre il rischio di capire. E se la gente capisce, capisce. Ok? Grazie, ma facciamo sempre i ragionamenti da ignoranti sulle Bibbie tradotte dai sapienti, così i sapienti non si arrabbiano. Perché si potranno contestare le traduzioni letterali, ma non si può impedire a noi ignoranti di fare dei ragionamenti, perché ignoranti non vuol dire stupidi, eh? Ignoranti sono coloro che ignorano, ma uno che ignora non è necessariamente stupido. Deuteronomio 32:8, è Mosè che parla e dice: quando l'Altissimo, in ebraico Elion, distribuiva alle nazioni la loro eredità,
Quando definiva, quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini dei popoli, secondo il numero dei figli di Israele. Questa traduzione è giusta e corrisponde a ciò che è scritto in ebraico dai Masoreti. Solo che qui la falsità l'hanno inserita i Masoreti. Perché nei codici più antichi non c'è scritto che l'Altissimo, cioè che Elion, definiva i confini dei popoli e assegnava le nazioni secondo il numero dei figli di Israele. Ma nei codici più antichi c'è scritto che Elion faceva quell'operazione lì secondo il numero dei figli degli Elohim, non dei figli di Israele, dei figli degli Elohim. Cioè vuol dire che il capo ha contato i suoi e dopo aver contato i suoi ha fatto le assegnazioni. Prego. Ah, ho visto la mano. Ha fatto le assegnazioni. E, attenzione, la parte di Yahweh, il suo popolo, è Giacobbe. Giacobbe è porzione della sua eredità. Giacobbe, Giacobbe, non Abramo. Eredità. Eredità che cos'è? È un qualcosa che viene lasciato da uno ad un altro. Qui nella Bibbia non c'è scritto che Dio si è scelto quel popolo come popolo eletto. C'è scritto che Yahweh, quando Elion, dopo aver contato i suoi, ha fatto quelle divisioni, a Yahweh è toccata in assegnazione, in eredità, quel pezzo di famiglia lì, non un popolo, un piccolo pezzo di una famiglia. E vediamo che, tra poco vediamo che quella famiglia lì è stata divisa almeno tra Yahweh e altri due suoi colleghi, di cui la Bibbia ci dice i nomi. Allora, questo fa le, conta i suoi, fa le divisioni, in quella divisione a lui tocca Giacobbe. Se noi leggiamo la Bibbia attentamente, quando la Bibbia ci dice che Dio, nelle traduzioni, è andato a chiamare Abramo, in realtà non è Dio, ma non è neanche Yahweh, è El Shaddai, cioè un El di nome Shaddai. Tant'è che la Bibbia si dice che a Yahweh non è toccato Abramo, ma è toccato Giacobbe. Un'ebrea mi ha scritto che Yahweh, molto probabilmente, era il figlio giovane di uno dei capi di questi e doveva dimostrare di che cosa era capace. Doveva farsi le ossa e gli hanno detto tu ti prendi quelli lì. Non è escluso che Yahweh fosse figlio di El Shaddai, quello a cui era stato assegnato Abramo. Tant'è che Mosè in Deuteronomio 5 dice: questo patto che Yahweh sta facendo con noi, con i nostri padri, non lo ha fatto. Capite? È scritto nelle Bibbie che avete in casa. Non lo ha fatto con i nostri padri. Perché? Perché probabilmente i loro padri non sono stati assegnati a lui, ma sono stati assegnati un altro che potrebbe essere teoricamente il padre di questo qui. Ma ascoltate bene cosa c'è scritto al versetto 12. Yahweh da solo condusse quel popolo, non c'era con lui alcun Elohim straniero. Ma come fa a esserci un Elohim straniero se Elohim è Dio? È scritto nelle Bibbie che avete in casa. Non c'era, lui lo fa da solo, gli dicono tu ti occupi di quelli lì, lui dice benissimo, me ne occupo io. Non si fa aiutare da nessuno. Non c'era con lui alcun Elohim straniero. E questo è comprensibile, sapete, perché in Esodo c'è scritto che Yahweh era un Ish Milchama, che vuol dire uomo di uomo, individuo maschio, di guerra. Lui era un militare, quello faceva. Quindi gli assegnano quello, lui dice di questi mi occupo io. Non rompetemi le balle. Questa roba qui ci è raccontata anche da Platone, che ci dice che gli dei greci, li sono chiamati Teoi, ma sono sempre questi personaggi qui, si sono spartiti, esattamente come ha fatto Elion, si sono spartiti le nazioni, e alcuni di loro governavano aiutandosi l'uno con l'altro, tipo per esempio Atena ed Efesto. Sì. E mentre invece qui la Bibbia ci dice che Yahweh precisa che Yahweh ha fatto tutto da solo, non voleva l'aiuto di altri. Nei racconti sumero-accadici, da cui deriva questo racconto qui, perché non è un'invenzione degli ebrei questo racconto qui,
Nei racconti sumero-accadici c'è scritta una cosa bellissima. C'è scritta una cosa bellissima, c'è scritta che quando il capo di quelli lì, che là si chiamano Anunna o Anunnaki, a seconda che sia il sumero o l'accadico, quando il capo ha fatto queste assegnazioni, molti di loro erano contenti perché avevano ricevuto assegnazioni interessanti. Molti non erano contenti perché avevano ricevuto assegnazioni di scarsa importanza, molti erano molto scontenti perché non gli era stato assegnato nulla. La Bibbia, alla Bibbia, agli autori biblici interessa solo parlarci del rapporto tra loro e questo qui, quindi degli altri non ci parla, se non qualche accenno e poi qualche esempio magari lo vediamo. Mentre gli altri che non avevano, come dire, i cui racconti non sono finiti nelle mani dei teologi, ci hanno raccontato tutto. Ci ha raccontato tutto Platone, ci hanno raccontato tutti i testi sumero-accadici e quindi ci raccontano di che cosa è avvenuto in quelle assegnazioni. La Bibbia ci racconta di questo. Però la Bibbia ha una traccia bellissima, ogni volta che parla degli Elohim, cioè quindi di questa pluralità di individui, ci dice costantemente, no, che Yahweh aveva il, e lui si definisce così, io sono un El geloso. Se andate da uno degli altri, io vi ammazzo, e lo faceva regolarmente, regolarmente. Perché a lui dobbiamo riconoscere una cosa, lui non ha mai tradito il suo popolo, ma il suo popolo lui lo ha tradito continuamente. Quando a quelli lì che gli sono stati assegnati interessava per comodità loro rivolgersi ad altri, lo facevano. Se lui se ne accorgeva li ammazzava. Perché gli aveva detto voi state con me. Avete fatto il patto con me e state con me. Se andate da un altro io vi ammazzo. In una di queste situazioni in cui ennesimo tradimento, Deuteronomio 32, traduzione della Conferenza Episcopale Italiana, Mosè arrabbiatissimo. E dice, hanno sacrificato addirittura degli Shedim che non sono neppure Eloah, cioè che non sono neppure, che vuol dire? Che appartengono ad un grado gerarchico inferiore rispetto a quelli Elohim. Quindi vi siete addirittura messi al servizio di genti, cioè di individui che sono addirittura sotto questi. Ma ascoltate questa. Hanno sacrificato a Elohim che non conoscevano. Nuovi, venuti da poco, che i vostri padri non hanno conosciuto. Cioè gli Elohim che non avevano ricevuto assegnazioni giravano per le terre alla ricerca di qualcuno su cui governare, da cui farsi servire. E Mosè dice, vi siete messi addirittura al servizio di questi qui che sono arrivati qui da poco. Nelle Bibbie che avete in casa, traduzione della Conferenza Episcopale Italiana. Quando vi dicevo prima, che se noi facciamo queste tanto vituperate letture letterali, non c'è bisogno di introdurre mai la categoria del mistero, è perché è tutto chiarissimo. Non c'è bisogno di interpretare nulla, basta leggere. Con un po' di attenzione, ma basta leggere. Qualora tuo fratello, figlio di tuo padre o figlio di tua madre, qui è Yahweh che parla, o il figlio o la figlia o la moglie, o l'amico che è come te stesso, ti istichi dicendo andiamo, serviamo altri Elohim, Elohim che né tu né i tuoi padri avete conosciuto, allora tu non dargli retta, non ascoltarlo, non risparmiarlo, devi ucciderlo, la tua mano sia la prima contro di lui per metterlo a morte, poi la mano di tutto il popolo, tutto Israele lo verrà a sapere, ne avrà timore e non commetterà più in mezzo a te una tale azione malvagia. Cioè gli altri Elohim esistevano e come, ed erano pericolosi per Yahweh. Tant'è che lui dice, ma se anche tua moglie, tuo figlio, chi vuoi, il tuo più intimo amico ti dice andiamo da un altro Elohim, tu lo devi ammazzare. Talmente era terrorizzato del fatto che i suoi lo abbandonassero per gli altri. Ma questa roba qui è scritta continuamente. Se voi andate da altri io vi ammazzo. Io volevo chiedere, gli Elohim, cioè che tipo di potere hanno rispetto al, diciamo, al normale essere umano? Conoscenza e tecnologia di gran lunga superiore a tutti i suoi sottoposti. Per cui se io decido di ammazzarti, io ti ammazzo, tu non puoi farci niente, neanche pensare di ribellare. Tra di loro, quando combattevano tra di loro fino ad un certo periodo, usavano le loro armi, okay. Tra di loro.
Poi si sono accorti che erano troppo pericolose anche per loro e hanno smesso di usarle. Ok, grazie. Prego. Poi lo vediamo anche nella Bibbia. Prego. Grazie. Faccio un passo indietro. Mi è rimasto un dubbio in sospeso. Io ne ho più di uno. Questo riguarda il passaggio, togliamo il discorso Bibbia. Abbiamo una lingua molto antica e utilizziamo la nostra lingua o una lingua antica ma che fa da ponte per arrivare a un significato. Anche in questo c'è una distorsione, cioè quello che dico io, abbiamo tre consonanti, queste tre consonanti possono voler dire cose completamente diverse e tra l'altro tre consonanti ci vuole una frase per descrivere cosa significano, quindi non esiste un concetto, una parola corrispondente, quindi non c'è un rapporto biunivoco tra il codice. In alcuni casi sì, in altri no. Quindi, certo. Ecco, quindi c'è un margine, diciamo, di distorsione. Sì. Come in questo caso, il rapporto di una donna con il resto sessuale di una donna con un animale, oppure della suocera con la nuora, è stato detto. Poi sarebbe così. Curioso suocero, sapere suocero. Quale delle due è considerata sì. La donna e quale l'animale, visto che è omologo sì. come. Okay, sì. E ecco, come si può in qualche modo asserire che è la traduzione di quel codice lì? Per quello che ci è dato di sapere oggi. Non si può mai asserire. Quando si parla delle lingue antiche, tra l'altro questa tra le lingue antiche è una delle più giovani, In Medio Oriente è forse l'ultima arrivata, nel senso che tutte le altre sono molto più antiche di questa. Ma quando si parla di lingue antiche, dice per esempio il professor Garbini dell'Università La Sapienza di Roma, che è docente di filologia semitica, che neppure l'accordo di tutti gli studiosi della Terra sul significato di un termine è garanzia di certezza. Quindi questa è una stupenda domanda da fare ai teologi che dalla Bibbia ricavano la verità. Io dico, con la Bibbia facciamo finta. Perché sono consapevole di questo. Facciamo finta. Cerchiamo almeno di capire cosa c'è scritto, ma facciamo finta. Quindi è una domanda assolutamente pertinente. Ma allora a questo punto Adamo ed Eva chi erano? Va bene. E soprattutto la nostra... Ci arrivo. Noi in che rapporto siamo? Con perfetto. Lei? Ma allora questi Elohim, nella Bibbia, ci dicono da dove arrivavano? No. Purtroppo allora possiamo no. Possiamo supporlo? Allora, in uno dei miei libri io ho dedicato un capitolo, non... alla possibile origine degli Elohim, perché proprio non c'è nessun elemento, ma alla possibile origine di un'altra razza che è citata nella Bibbia, che è quella dei Nefilim, che sono quelli tradotti come giganti. Appunto, Nefilim viene già dai greci, veniva indicato come gigantes, cioè i giganti. Una cosa di cui questo sono sicuro, mai nessuno ha parlato, perché non l'ho mai vista scritta da nessuna parte, io l'ho documentata nel libro, e questa non è un'interpretazione mia, basta prendere qualsiasi dizionario di ebraico, aramaico, biblico, curato anche dai rabbini, Nefilim è un termine plurale, come Elohim, cioè Im è la desinenza del maschile plurale. Il termine Nefilà, al singolare, in arabaico, ha un solo significato, costellazione di Orione. Se Nefilim è plurale di Nefilà, varrebbe da dire come Italia, italiani. Quindi questo è l'unico riferimento, per il resto, fatti di... Prego? Sì, significativo, ovviamente no, non certo, però che indichi la costellazione di Orione siamo certi, però insomma questa è un'indicazione. Per tornare al discorso degli Elohim, Giosuè, che è il successore di Mosè, nella conquista della terra promessa, quando stanno per iniziare la conquista della terra promessa, e poi su questa curiosità della terra promessa leggiamo un altro passo di Giosuè 13, qui siamo in Giosuè 24, Giosuè riunisce i capi e dice adesso noi stiamo per iniziare in sostanza la conquista. Qui bisogna prendere una decisione, cari amici. E dice, Yahweh, Elohim di Israele, perché attenzione, quasi ogni volta che si nomina Yahweh, si dice che è l'Elohim di Israele. Cioè, Yahweh, quello che comanda Israele, dice questo. I vostri padri, adesso poi vediamo chi sono, come Terach,
padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano nei tempi antichi oltre il fiume e servivano altri Elohim. Attenzione, quando abitavano là in Mesopotamia, servivano altri Elohim, lo dice Giosuè. Poi Yahweh dice, io presi il padre vostro Abramo, gli feci percorrere il paese di Canaan, eccetera, eccetera, eccetera. Giosuè continua e dice, ma se non volete seguire Yahweh, attenzione, ma sentite che libertà di scelta che gli dà. Quindi Yahweh sarebbe Dio. Versetto 15 del capitolo 24. Se vi dispiace di servire Yahweh, scegliete oggi chi volete servire. Se volete servire gli Elohim che i vostri padri servivano là in Mesopotamia, oppure gli Elohim degli Amorrei, oppure dunque i vostri padri servivano oltre il fiume, quindi volete servire gli Elohim che i vostri padri servivano oltre il fiume, che vuol dire la Mesopotamia, oppure gli Elohim degli Amorrei, il paese nel quale abitate. E prima, subito dopo, gli dice, i vostri padri in Egitto servirono altri Elohim. Sapete che Abramo viene portato da Yahweh, diciamo così per semplificare, probabilmente El Shaddai, viene portato in terra di Canaan, poi lì c'è la sua famiglia, quando arriva una carestia si spostano tutti in Egitto. E qui dice che quando erano in Egitto servivano altri Elohim, ma perché servivano altri Elohim? Perché Yahweh in Egitto non poteva neanche pensare di metterci naso, perché lì governavano i suoi colleghi potentissimi, lui non poteva neanche pensare di mettere un piede oltre il confine, l'avrebbero fatto fuori subito. E quindi quando Abramo e la sua famiglia vanno in terra d'Egitto, chi servono? Gli Elohim che governano in terra d'Egitto. Ma lo dice la Bibbia, Lo dice la Bibbia. E dice allora, scegliete voi, volete tornare con gli Elohim che servivano i vostri padri, quindi che non era Dio, oppure volete servire gli Elohim che troviamo qui? Quanto a me e alla mia famiglia, noi seguiamo Yahweh. Voi cosa fate? Cioè si può dare una libertà di scelta così, dicendo, volete seguire Dio o gli idoletti di pietra? Cioè, è stupido persino pensarlo. Quindi anche noi ignoranti, alla settima fetta, leggiamo questa roba qui e diciamo, beh, è tutto talmente evidente. Gli dava la possibilità, allora, con chi volete stare? Loro dicono, vabbè, noi stiamo con Yahweh perché Yahweh ci ha portato fuori dalla terra d'Egitto. Benissimo, allora lui gli dice, bene, adesso avete fatto la scelta, d'ora in avanti siete responsabili di questa scelta. Ma loro avrebbero potuto dire, noi seguiamo quelli là perché ci piacciono di più. Prego. Buonasera. Volevo sapere l'origine fonetica dello Yod e Wawe, cioè il nome ineffabile, il tetragramma. Sì. Poi arriviamo ad Adamo ed Eva. Allora, Elohim sono una molteplicità di individui, tra i quali c'è possibilità di scelta. Yahweh è uno di loro, a Yahweh viene affidato un pezzettino di una famiglia, lui a quel pezzettino di una famiglia dice io mi occupo di voi da solo, ma se voi mi tradite io vi ammazzo. Yahweh, quando è che compare questo nome qui? Nella Bibbia compare la prima volta quando Adamo ed Eva fanno Caino e Abele, Caino uccide Abele, Adamo ed Eva fanno un altro figlio che si chiama Set, che ha un figlio che si chiama Enosh, e la Bibbia dice al tempo di Enosh si iniziò a invocare il nome di Yahweh. Quindi vuol dire che Adamo, Eva, Caino, Abele e Set non invocavano Yahweh. Cioè, non conoscevano Yahweh. Lui è arrivato dopo sul teatro medio orientale. È arrivato dopo, perché prima c'erano i suoi capi. Dopodiché, diciamo, scompare. Quando è che ricompare? Ricompare quando fuori quella gente dall'Egitto. Vi dico quella gente, non dico mai gli ebrei, perché se noi leggiamo i Targumim, la Bibbia scritta in aramaico, lì c'è scritto che a uscire dietro Mosè dall'Egitto erano solo egiziani. Ripeto, solo egiziani, militari, sacerdoti e popolino, nessun ebreo. E c'è scritto nei Targumim, là dove nella Bibbia dei Masoreti c'è scritto che Mosè era figlio degli Ivrim, negli stessi passi, nella Bibbia in aramaico, c'è scritto che Mosè era figlio degli Yahudè, che erano i sacerdoti di Akhenaton. Quindi per i Targumim Mosè era un egiziano. Scegliete voi quella che vi piace di più, eh? Allora, quando Mosè ha portato fuori quella gente dall'Egitto, per conto di questo qui, a un certo punto sente una necessità. E voi pensate, sente la necessità di chiedere a Dio, tu chi sei?
perché io lo devo raccontare a quelli lì, dietro a chi stiamo andando. Ma si fa una domanda del genere a Dio? Tu chi sei? E lui gli risponde, Eye Asher Eye, che vuol dire io sarò quel che sarò. Io dal 2010, quando parlavo di queste cose qui, dicevo che secondo me lì, questo qui, che è il comandante in capo, gli ha detto, fatti gli affari tuoi. Cioè, non te ne frega niente, tu devi solo eseguire i miei ordini. E gli dice, tu mi ricorderete con questo nome. Due particolari. Quando Mosè e Yahweh parlavano, la lingua ebraica non esisteva. Quando Mosè e Yahweh parlavano, la lingua ebraica non esisteva. Quindi in che lingua Yahweh ha pronunciato quel suono lì? Lo sappiamo. Siccome erano usciti dall'Egitto, di sicuro parlavano l'egiziano e quindi possiamo immaginare che gliel'abbia detto in egiziano. Di sicuro non in ebraico, perché l'ebraico non esisteva. L'ebraico è comparso alcuni secoli dopo. Ma non gli ha detto Yahweh, gli ha detto un suono che circa 3-4 secoli dopo è stato scritto con queste consonanti. Mi rivolgo all'amico sulle incertezze. È stato scritto con queste consonanti. 1600 anni dopo ha ricevuto le vocali. Capite che di quel nome non sappiamo niente? Non solo, non è che ha ricevuto solo queste vocali, perché nella Bibbia questo nome compare un po' più di 6.000 volte, di cui 2.600 e rotte volte è vocalizzato Yehovah, cioè Geova. Quindi nella Bibbia troviamo sia Yahweh che Yehovah. Ma le vocali gliele hanno date 1.600 anni dopo essere state scritte le consonanti, che sono state scritte almeno 3-4 secoli dopo essere state pronunciate. Non sappiamo niente di quel nome lì. Infatti alle volte si dice, ma Yahweh, e poi i 70 nomi di Dio, ma non sappiamo neppure il significato del primo, figuriamoci gli altri 69. Una cosa sappiamo, questa sì, perché è documentata dall'epigrafia, che questo trigramma, Yah, era conosciuto lì in Medio Oriente ben prima che comparissero gli ebrei. Cioè altri popoli conoscevano già quel trigramma o tetragramma lì. E lo conoscevano come il nome di quello che governava su un certo territorio, che è, diciamo così, l'attuale Negev, Sinai, in parte nord dell'Arabia, eccetera. Tant'è che ci sono delle iscrizioni ugaritiche, Libano, che a chi andava al sud, quindi dal Libano andava verso il Negev, in queste iscrizioni c'era scritto «Ti accompagnino nel tuo viaggio, Yahweh». Del Teman, Teman vuol dire sud, ti accompagnino Yahweh del Teman e la sua Asherah, cioè la sua femminuccia. Che lui avesse una femminuccia lo sapevano anche gli ebrei della colonia egizia di Elefantina, che la chiamavano Anat Yahweh. Poi il monoteismo teologico maschilista dei sacerdoti di Gerusalemme ha tolto ogni riferimento alla presenza femminile. Ma lui, come i suoi colleghi, aveva la sua femminuccia. Volevo intanto chiedere una precisazione. In quale testo è detto della seguaci di Mosè come figlio degli egiziani invece che degli ebrei? Targumim, la Bibbia è scritta in aramaico. Invece, riguardo al discorso di Giosuè, sulla possibilità di scelta e sull'aver servito differenti Elohim, per fare l'advocatus diaboli della situazione, in fin dei conti i teologi potrebbero semplicemente dire che il termine Elohim può tradursi semplicemente in divinità e tutto il discorso filerebbe in modo semplice dicendo quando eravate presso i Sumeri adoravate altri dei, in Egitto adoravate gli dei degli Egizi, ora dovete scegliere se volete adorare quello che noi vi proponiamo come unico oppure quelli di quelli che ci stanno ospitando. Quindi su quali basi allora invece identificare negli Elohim anziché figure metafisiche, figure in carne ed ossa presenti sul territorio? Perché gli Elohim della Bibbia mangiano, bevono, camminano, si sporcano, si stancano, devono riposarsi, devono lavarsi, devono dormire, hanno tutta una serie di esigenze fisiche chiaramente descritte.
E tradurre Elohim con Dio, lo dico proprio, lo direi di fronte ad un anfiteatro di teologi, è invenzione pura. Quindi dire altre divinità significa introdurre un concetto greco nel pensiero giudaico che ci sta come meno dei cavoli a merenda, ma proprio meno. Tant'è che ci sono molti rabbini che sono arrabbiati di questo, dicono ma non è possibile che voi prendiate le categorie di pensiero, in particolare del neoplatonismo, quindi l'idealismo neoplatonico, e le mettiate dentro il pensiero giudaico che con il pensiero neoplatonico non ha nulla a che vedere. Quindi già il tradurre, come dire, lì c'erano altre divinità, è già introdurre un concetto che non ci sta. No, parla PLP, dice lui, faccia a faccia. Tant'è che Yahweh addirittura in Geremia 25 dice: quelli di voi che dicono di ricevere messaggi in sogno da me, si raccontino i sogni tra di loro, perché vi raccontano solo balle, perché io parlo faccia a faccia. Lo dice in Geremia 25, si raccontano solo balle, se li raccontino tra di loro i sogni, perché io non parlo nei sogni. Lo dice Yahweh in Geremia. Cioè, se noi facciamo una lettura letterale, viene fuori tutto un quadro ben preciso. Chiaro, tranquillo, semplice, semplice. Allora, Giosuè fa appunto questa affermazione dando loro la possibilità di scelta. Vediamo perché c'era questa possibilità di scelta. Prima abbiamo letto dei nomi, Terach, Abramo, Nacor. Ah, siccome ci sono dei rabbini molto disponibili, arrivo, dei rabbini molto disponibili, ma rabbini di altissimo livello, cioè docenti universitari, che fanno parte della Rabbinical Assembly, ai quali io ho fatto delle domande, sono americani, e io ho fatto delle domande su Abramo, per così, certe ipotesi mie. E questa è l'email di risposta che mi ha mandato il professor Robert Wexler, che è president dell'American Jewish University di Los Angeles. Parlando di Abramo, scrive: most modern biblical scholars in inglese significa studiosi e non scolari, do not consider Abram to have been a real person. Cioè la maggior parte dei loro studiosi biblisti pensa che Abramo non sia mai esistito. Con la Bibbia facciamo finta che è meglio. Not everyone accepts that Moses was historical. Non tutti accettano che Mosè sia esistito. Loro, loro, i rabbini. Con la Bibbia facciamo finta che è meglio. Noi facciamo finta che la Bibbia dei Masoreti sia vera. E almeno proviamo a leggere quello che c'è scritto. Perché se su tutto questo diciamo pure che quando scrive una cosa in realtà non vuole scrivere un'altra, beh, signori, prendiamo Tex Willer e facciamo lo stesso lavoro. La prima volta ho pensato di aver sognato, perché ho visto la luna piena che faceva delle specie di bagliori, ma c'era un vento furioso e ho pensato che il vento furioso facesse vibrare la luce della luna. La seconda volta ho visto il mio palazzo illuminato di notte, pensavo ai ladri, e ho chiamato i carabinieri. Allora dovete dire ai carabinieri che non dicono cose tendenziose, perché i carabinieri mi hanno detto: ma guardato per aria? No, io ho guardato in basso perché pensavo ai ladri. Perché abbiamo avuto 50 telefonate da Rivergaro, Vigozzone e San Giorgio, dei paesi qui vicino, di un disco volante rasoterra. Io ce l'avevo sulla testa. La terza volta io ho lasciato il mio computer e il telefonino in casa mia, ma ero ai Caraibi, e i miei vicini, che sono dei satanassi, hanno visto il mio palazzo illuminato, cercavano me ma non mi hanno trovato. In compenso, loro quando hanno lasciato la stalla alle 6 del mattino a novembre, gli hanno rubato la vacca. Ma siccome si vergognavano a dire che gli hanno rubato una vacca alle 6 e mezzo del mattino, non mi hanno detto niente. L'anno dopo, siccome hanno un agriturismo, hanno invitato me e i carabinieri di Ponte dell'Olio e di Piacenza a una cena all'agriturismo. Allora i carabinieri gli hanno chiesto: ma la notte che avete visto il palazzo illuminato è la notte che vi hanno rubato la vacca? Sì. Conclusione, gli extraterrestri sono dei pirla, dei ladri. Vorrei sapere, lei ci parla degli extraterrestri nell'antichità, ma oggi vivono in mezzo a noi gli extraterrestri.
perché se andate sul Bagnolo di notte avete dei fenomeni paranormali che se io ne parlo mi viene la pelle d'oca. Sono precipitati due aerei sul Bagnolo nel 72, aerei dell'aeroporto di San Damiano. Ci sono le lapidi e i pezzi aerei là sul Monticello. Loro controllano l'aeroporto militare di San Damiano. Domanda. Secondo me gli extraterrestri con cui abbiamo a che fare qui a Piacenza sono cattivi. Cioè rubano, se ne fregano, se gli aerei sulla testa gli davano noia, facevano predicare gli aerei, ma salvavano i piloti. Ci sono le lapidi, due piloti là sul Monticello, alto 300-400 metri. Io vorrei che invece che lei ci parlasse degli extraterrestri nell'antichità, ci parlasse oggi, perché secondo me non c'è da fidarsi, sono dei farabutti, sono degli esseri che ci considerano come le cavie, cioè non c'è assolutamente da fidarsi. E sì. Sono andato con i miei amici su questo Bagnolo ad una notte, vengono dei globi luminosi che ci hanno scannerizzato e i miei amici non ci tornano più sul Bagnolo di notte. Volevo il suo pensiero sugli extraterrestri oggi. Allora diciamo così, ci sono quelli che si occupano di questo tema, io mi occupo di Bibbia, quindi ciò che io, quando anche io pensassi qualcosa sugli extraterrestri di oggi non conterebbe veramente nulla, nel senso che io ho, se vogliamo, una fortuna. Io vivo sotto la montagna ufologica per eccellenza, che è il Musinè, non so se qualcuno l'ha. Io ce l'ho di fronte alle mie finestre. La mia fortuna, ma adesso vi spiego perché intendo fortuna, è che non ho mai visto neanche una lucina. Ed è una fortuna perché vuol dire che nelle cose che dico e racconto non sono condizionato da cose che ho visto. Io racconto solo ciò che leggo. Cioè io leggo la Bibbia e racconto della Bibbia. Altri si occupano delle situazioni attuali. Qui insomma abbiamo il Kun, abbiamo, cioè voglio dire degli extraterrestri ci sono centinaia. Quella domanda lì andrebbe fatta a chi si ne occupa, perché veramente non è che mi voglio esimere, ma cioè io mi occupo della Bibbia e quindi ha ognuno il suo mestiere, insomma. La domanda è se c'è uno studio comparato, siccome abbiamo degli scritti vedici dell'area dell'India che risalgono in sanscrito, quindi se c'è stato qualche contatto con gli episodi che interessavano le aree della cosiddetta Israele, via dicendo, e se ci sono degli studi comparati che cercano di estrapolare qualcosa che abbia a che fare con l'interpretazione di quello che viene descritto in questo testo chiamato Bibbia. Ok. Allora, studi comparati organici non ne conosco. Io ho iniziato, e sarà il mio prossimo libro, uno studio comparato tra la Bibbia e i testi greci, in particolare Iliade e Odissea. Perché Iliade e Odissea? Perché anche lì sono testi che vengono considerati testi poetici, puri poemi epici. In realtà io sono convinto che bisogna far finta anche lì, perché si scoprono un sacco di cose. Si scopre che raccontano le stesse storie, le stesse. Per quanto riguarda l'Estremo Oriente, quindi dai testi vedici, a Ramayana, Mahabharata, eccetera, 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 beh, lì abbiamo i racconti di questi qui che là sono chiamati Deva, ovviamente, ma infinitamente più espliciti. Là addirittura, in un testo che è il Manika Shastra, che significa trattato di aeronautica, sono descritti i tessuti di cui dovevano essere fatte le tute dei piloti. Sono descritte le diete stagionali che dovevano seguire i piloti. La fortuna è che quei testi là non sono finiti nelle mani dei teologi monoteisti e quindi sono rimaste così. Sono estremamente espliciti, probabilmente anche la Bibbia in origine lo era. Tant'è che quegli studiosi che dicevo prima che partecipano e che gestiscono quel progetto Bibbia, scrivono, e di questo abbiamo documentazione nelle Bibbie che abbiamo in casa, che quando questi qui, col passare del tempo, quindi quando introducevano i concetti monoteistici, che nella Bibbia non c'erano, ma perché loro dovevano, sacerdozio di Gerusalemme, autonominarsi rappresentante, quindi dominatore del popolo, hanno fatto sparire tutti quei testi che non potevano essere corretti. E ne hanno, almeno, di sicuro, ne hanno fatto sparire 11. E perché dico di sicuro? Perché quegli 11 sono citati nelle Bibbie che abbiamo in casa. Quindi nelle Bibbie che abbiamo in casa noi troviamo citati 11 libri che ufficialmente però non esistono più. Cioè gli autori biblici li conoscevano,
li ritenevano attendibili, li citavano, ma nel frattempo sono stati fatti sparire. Non bruciati, perché siccome erano libri scritti dai loro padri non li bruciavano, andavano in quello che si chiama veramente il cimitero dei libri, cioè venivano sotterrati, in modo che non fossero più disponibili. Uno di questi libri era il libro delle guerre di Yahweh, che probabilmente era talmente esplicito che non potevano correggerlo, perché lì raccontava come lui combatteva, evidentemente, e quindi è uno dei libri che sono scomparsi. Ma un riferimento concreto, non ho dimenticato Adamo ed Eva, ci arriviamo, in un riferimento concreto lo troviamo nella vicenda di Sodoma e Gomorra. Perché dico riferimento concreto? Perché ciò che è successo a Sodoma e Gomorra è ciò che è successo, quello che è oggi l'attuale Pakistan, e allora era la civiltà dell'Indo Sarasvati, a Harappa e Mohenjo-daro, tra l'altro addirittura negli stessi secoli, cioè tra il 2000 e il 1800 a.C., quando queste città sono state distrutte da un fuoco che arriva dal cielo e che in un attimo le ha annientate. Il racconto di Sodoma e Gomorra si trova nella Bibbia e ci dice appunto che è arrivato un fuoco dal cielo, no? Mandato da loro. Quel racconto lì si trova nelle tavolette di Oxford, dove sono pubblicate le tavolette sumero-accadiche, e la tavoletta di Oxford relativa a quella vicenda lì è la tavoletta, è l'epopea di Erra o Nergal, che sono nomi di questi qui, che lì si chiamano Anunna o Anunnaki, no? Che corrispondono agli Ilu, Ilanu, Assiro-Babilonesi, da cui deriva Elohim per l'ebraico. Okay? Allora, che cosa ci si dice in quei racconti lì? Ci si dice che questi combattevano e su queste cinque città, perché non solo sono Sodoma e Gomorra, sono Sodoma e Gomorra più altre tre, citate nella Bibbia, Nergal mandò dal cielo una per ogni città arma del terrore. E tutto ciò che era vivente si trasformò in vapore. A Mohenjo-daro vediamo ancora gli effetti di una di queste armi, cioè ci sono le pietre, non ci sono radiazioni, quindi non erano armi atomiche, almeno lì. Ci sono le pietre vetrificate da temperature tra i 1800 e i 2000 gradi, applicate per 2-3 secondi, nessun incendio al mondo è in grado di produrre quelle temperature lì, e gli scheletri delle persone, si dice, gli scheletri si chiamano calcinati, cioè le sostanze minerali evaporate. Ok? La Bibbia ci dice che a Sodoma e Gomorra è successo questo, diciamo vabbè, un fuoco arrivato dal cielo, bene, visione simbolica, metaforica, allegorica. Peccato che la Bibbia ci parli di Sodoma e Gomorra a distanza di 1000 anni dall'evento e ci dice che nel territorio di Sodoma e Gomorra l'acqua è ancora cattiva e il terreno è sterile. A 1200 anni dall'evento la Bibbia ci dice che nella valle di Sodoma e Gomorra, cioè la valle di Sodoma e Gomorra, è terra di cardi e desolazione. Nel libro della Sapienza, capitolo 10, siamo a 1800 anni dopo l'evento, la Bibbia ci dice che nel territorio di Sodoma e Gomorra gli alberi da frutto producono frutti vuoti che non giungono a maturazione. Che cosa cavolo hanno fatto su quel territorio lì? Per devastarlo per almeno 2000 anni. Mi ha detto un archeologo che circa 40 anni fa, 30 anni fa, lì Israele ha tentato una piantumazione di agrumi, ma nascevano limoni vuoti. In sanscrito, dove là si parla molto più esplicitamente, queste armi sono chiamate, nel Ramayana, Tejas Astras, che vuol dire energia armi, cioè armi ad energia, che loro usavano loro in via esclusiva, cioè non le davano ai loro sudditi, i sudditi li facevano combattere con le armi che conosciamo noi, cioè le lance, le spade, gli archi, i coltelli, loro tra di loro usavano quelle lì, le Tejas Astras. Gli effetti sono descritti. Noi possiamo dire sì, tra l'altro si dice, Sodoma è stata punita perché erano dei sodomiti. Leggete Deuteronomio, c'è scritto che Sodoma è stata punita perché non accettava più le condizioni d'alleanza di Yahweh, perché stava cambiando alleanza militare, non perché erano sodomiti. Perché nasce il discorso dei sodomiti? Perché quando Genesi 18
Abramo è seduto all'ombra della sua tenda e vede arrivare tre Anashim, che vuol dire individui maschi. Lui capisce subito che appartengono a quelli lì, ai comandanti, e dice: venite, prima di proseguire il vostro viaggio, ristoratevi, mangiate, bevete, lavatevi, rinfrescatevi, eccetera, eccetera, eccetera. Così fanno, dopo due di quelli partono e vanno verso Sodoma a svolgere la loro missione. Uno rimane lì. E chi è che è lì? Ce lo dice il versetto immediatamente successivo, Yahweh, che quindi è arrivato, affamato, assetato, doveva lavarsi, eccetera, eccetera, eccetera. I due vanno a Sodoma. Perché vanno a Sodoma? Perché vanno ad avvertire Lot, nipote di Abramo, che deve abbandonare la città perché il giorno dopo quella viene azzerata. Allora, i due arrivano, Lot con gli altri è seduto alla porta della città, li vedono arrivare, capiscono subito chi sono, Lot tenta di salvarli e gli altri tentano di linciarli perché capiscono che appartengono all'alleanza militare avversa. Lot riesce a salvarli tirandoseli in casa. Ed è bellissima, la scena è proprio descritta così. Lot che apre la porta, prende i due, li tira in casa e poi chiude la porta, salvandoli. E dice agli altri fuori, lasciate stare questi due, vi do le mie due figlie vergini, sfogatevi con loro, lasciate perdere questi due. La cosa curiosa qual è? Che gli si dice, no? Che fanno un dialogo, cioè tra Abramo e Yahweh, e Abramo dice, ma se nella città di Sodoma si trovano 50 giusti, e giusti non vuol dire giusti moralmente, perché l'Antico Testamento è il libro più immorale che esista nella storia dell'umanità, uno dei più immorali, giusti vuol dire dalla nostra parte. La possiamo salvare? E lui dice, vabbè, se ne trovano 50, sì. E se ne trovano 30 o 20? Come si facevano a calcolare i giusti? Yahweh aveva detto, trovate nella Bibbia, che il segno dell'appartenenza alla sua alleanza militare è la circoncisione. E la circoncisione è un segno che è controllabile in qualsiasi momento, ma sta nascosto, perché è sotto, no? Ma se io voglio contare i giusti, sulla tunica, fammi vedere. Allora, siccome quelli lì potevano essere lì anche per contare i giusti, gli altri possono aver detto, volete, venite qui che ve lo facciamo vedere. Ed è di lì che nasce il discorso della, venite qui, volete vederlo, venite qui che ve lo facciamo vedere noi. Ed è di lì che nasce il discorso della sodomia. Ma in realtà in Deuteronomio c'è scritto che non accettavano più le condizioni di Yahweh, cioè stavano cambiando alleanza. E quindi siccome cambiavano alleanza militare, loro dicono, questi qui li facciamo fuori tutti. E l'hanno fatto. Così come è successo ad Arappa e Mohenjo-Daro. Stesso periodo, tra l'altro, stessi secoli. Armi con effetti uguali, lì e là. Poi si devono essere fatti furbi, anche perché nelle tavolette sumero-accadiche, come ad esempio nella tavoletta K5004, si descrive una battaglia nel Sinai, dove si dice che Nergal sorvolava le montagne, sorvolava la terra dei carri celesti, cioè un aeroporto. Lanciò l'arma del terrore che fa esplodere dall'interno il monte Meshu, che non esiste più. Lancia altre armi e al termine di quella battaglia, dice la tavoletta, che rimanevano in piedi soltanto i tronchi degli alberi bruciati, nient'altro. Allora, o questi qui avevano una fantasia incredibile e si inventavano cose che noi conosciamo molto bene, oppure questi qui non facevano altro che descrivere cose avvenute. La Bibbia purtroppo su questo tace. Tace perché, appunto, da un certo punto in avanti, come dire, hanno deciso che, vabbè, Dio, Yahweh doveva essere Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Però ci sono ancora dei piccoli passi dove qualcosa rimane. C'è una domanda? Finisco solo con questo, allora. Dove qualcosa rimane? Per esempio, in un passo dove gli israeliti stanno per andare in battaglia, temono di perdere, e Yahweh dice loro, non temete, perché io sono con voi e manderò contro il nemico il mio zirà. Ora, zirà è un termine singolare che in
viene tradotto con il termine plurale api o calabroni. Quindi la dottrina ci racconta che Dio mandava i calabroni a pungere i nemici. Allora, siccome ape in ebraico si dice Deborah, il termine per dire ape ce l'avevano. Zirah è un termine singolare, e se voi andate a vedere i dizionari dei rabbini, in cui c'è scritto che era un qualcosa, non si sa cosa, che colpiva la pelle, la bruciava fino alla prostrazione o anche alla morte. Quindi Yahweh dice: non preoccupatevi, perché contro quelli là io uso il mio Zirah. E dice: e di quelli che sfuggiranno a voi nessuno rimarrà vivo. Cioè li uccido io con la mia arma. Quindi una qualche traccia di armi di quelle lì nella Bibbia, piccola, 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 purtroppo è rimasto molto poco, ma una qualche traccia è rimasta. Prego. Ma non vorrei deviare, però sono curiosa di sapere qualcosa sulla Genesi, sull'inizio proprio, sulla creazione. Ok. Così arriviamo anche ad Adamo ed Eva. Dunque, così come la Bibbia non parla di Dio, la Bibbia non parla mai di creazione. Cioè, nella lingua ebraica non c'è il nome, un termine che indichi Dio, nella lingua ebraica non c'è un verbo che indichi creare, tantomeno creare dal nulla. Il verbo bara, che è il termine, cioè Bereshit bara Elohim ha-shamayim va'aretz, cioè in principio creò Dio i cieli e la terra, non significa creare mai, ma non solo in ebraico, ma in nessuna lingua semitica. Significa sempre intervenire, sostanza, su una situazione per modificarla a proprio uso e consumo. Quindi il primo versetto, e a questo io ho dedicato 80 pagine nel libro Non c'è creazione nella Bibbia, in sostanza il primo libro della Genesi ci racconta di quando gli Elohim sono arrivati in un posto, si sono scelti quel posto, l'hanno modificato per viverci, hanno costruito una diga che divide le acque che stanno di sopra dalle acque che stanno di sotto, hanno bonificato il territorio sottostante, hanno cominciato lì a prodursi il loro cibo, fatto di vegetali e animali. Questo è il racconto del primo capitolo, mi rendo conto delle cose che sto dicendo, non abbiate timore. Il racconto del primo capitolo, che con la creazione non c'entra nulla. Nel libro lì io ho analizzato tutte le volte in cui compare il termine bara nella Bibbia, non significa mai creare, neppure una volta. Ma ripeto, non significa creare non soltanto in ebraico, il termine appunto, la radice in nessuna lingua semitica significa creare dal nulla. Quindi non hanno creato nulla questi qui, sono arrivati qui, hanno trovato, si sono scelti un territorio, l'hanno modificato per il loro utilizzo, e poi a un certo punto si dice che decidono di fare la Adam, e lo fanno, ci dicono le traduzioni, a loro immagine e a loro somiglianza. In realtà in ebraico non c'è scritto così. In ebraico c'è scritto che lo fanno a loro somiglianza con quel qualcosa di materiale che contiene la loro immagine, che è diverso di a loro immagine. Ma fanno l'Adam utilizzando il loro Tselem, così dice la Bibbia. E se noi leggiamo ancora una volta i dizionari di ebraico, aramaico, biblici, vediamo che c'è scritto che Tselem deriva dalla radice ebraica Tzalam, che significa tagliare. Per cui Tselem è quel quid di materiale che contiene l'immagine, e nei dizionari americani c'è scritto something cut out, un qualcosa di tagliato fuori. Ora, che cos'è quella parte fisica che contiene l'immagine e che può essere tagliata fuori e utilizzata per produrre il DNA? Vi ho letto prima che la Bibbia parli di ingegneria genetica, è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. E allora diciamolo. E allora diciamolo. Vi ho nominato il paradiso terrestre, adesso poi andiamo avanti con Adamo ed Eva. Cioè, nominate il paradiso terrestre nel senso che fanno l'Adam, e noi sappiamo che, cioè, ci viene detto che viene fatto nel paradiso terrestre. Se qualcuno ha sentito qualche mia conferenza di questi ultimi 4 anni, io spesso spiego che il termine Gan
Gan Eden, cioè Gan posto in Eden. Gan in ebraico significa giardino recintato e protetto. Che c'è qualcuno che l'ha sentita questa spiegazione solo per... da questo poi deriva il termine iranico pairidaesa, che significa giardino recintato. Dal termine iranico pairidaesa deriva il greco paradeisos, che è utilizzato da Senofonte e Diodoro Siculo per indicare i giardini recintati dei signori di Babilonia. Dal paradeisos greco deriva il paradisum latino, dal paradisum latino deriva il nostro paradiso, che con il Gan Eden non ha assolutamente nulla a che vedere. E poi io qualche anno fa, 3 anni fa più o meno, giù di lì, avevo disegnato una cartina nella quale facevo vedere dove si poteva ipotizzare la collocazione di questo Gan Eden. E non ce l'ho più perché a fine luglio mi hanno rubato tutti gli appunti e quindi non ho più... Comunque, le scienze del luglio di quest'anno, 2014, parlano del Gan Eden e disegnano una cartina che colloca il Gan Eden esattamente nello stesso posto, cioè a nord della Mesopotamia, a ovest del Mar Caspio, esattamente nello stesso posto in cui si può effettivamente ipotizzare. Ma sentite cosa dice del Gan Eden. Il nome paradiso deriva da Pairidaesa, che significa frutteto murato, tipico dei giardini e dei parchi dei sovrani persiani. Senofonte grecizza Pairidaesa in Paradeisos, luogo recintato. Omero nell'Odissea descrive qualcosa di simile. Io più volte ho detto che il giardino, in queste conferenze, il giardino di Alcinoo, descritto nei libri VI e VIII dell'Odissea, ha una descrizione che lo fa corrispondere al Gan Eden, cioè un laboratorio sperimentale, un centro di produzione di vegetali di cui nutrirsi e poi di allevamento di animali. E quindi mi fa molto piacere leggere queste cose qui, ma c'è di più. La Bibbia parla di ingegneria genetica. Io dico sempre, con la Bibbia facciamo finta. Quindi io racconto ciò che leggo. Se poi ciò che leggo è una balla colossale, io vi racconto quella balla colossale. Il problema non ce l'ho io, il problema semmai ce l'hanno i teologi che di lì ricavano le verità assolute. Per me, se scopriamo che la Bibbia è Pinocchio, prendiamo atto del fatto che la Bibbia è Pinocchio e non c'è problema. Quindi dico, io quello leggo, quello racconto, punto. Poi è vero, non è vero, non lo so. Però negli ultimi anni mi stanno arrivando delle cose che mi fanno venire un po' di pelle d'oca. Tipo questa. Studi di genetisti, di cui una parte, pochissime pagine, di uno, proprio studi che vengono mandati a me, direttamente, di un biologo molecolare che è un ricercatore associato del King's College London, e ho pubblicato 2 pagine nel libro La Bibbia non è un libro sacro, perché lui sta scrivendo un libro che uscirà per la primavera, doveva già uscire prima ma sta andando un po' a rilento, dove lui spiega che certe ipotesi di ingegneria genetica spiegherebbero tutta una serie di cose che la scienza non sa spiegare. Altri genetisti mi scrivono mandandomi lunghi studi nei quali mi si dice che tutta una serie di sequenze geniche, che sono quelle che fanno sì che noi siamo Homo sapiens, nessuno sa spiegare da dove arrivano. Nessun genetista sa spiegare da dove, e sono tutte descritte. Io questi studi poi li pubblicherò nel prossimo libro. Non sto a leggerle per non annoiarvi. Vi leggo la conclusione. Stupenda. L'unica spiegazione rimane quella di considerare Eva mitocondriale. Eva mitocondriale è un nome che i genetisti danno alla prima Eva sapiens. E Adamo cromosomiale Y come cloni prodotti in molti esemplari. Solo un numero adeguato di femmine e maschi geneticamente uguali fra loro avrebbe potuto trasmettere con successo i genotipi unici e caratteristici propri del genere umano. Cominciano a scriverlo i genetisti. Questo è ciò che ci descrive la Bibbia. Eva è un clone, femmina è un clone del maschio Adamo. E ci dice anche da dove hanno preso le cellule, dalla cresta iliaca. La scienza comincia a scrivere queste cose qui. Ma un'altra cosa che mi ha fatto venire, ve lo dico onestamente, di nuovo un po' di pelle d'oca,
Allora, avete visto il paradiso terrestre collocato lì, no? Diciamo a nord della Mesopotamia. Lì loro facevano, se l'erano scelto come posto, e loro facevano una serie di dei loro esperimenti. Le Scienze, agosto 2014. Ci parlano del frumento, cioè di come noi abbiamo il nostro frumento. Sentite cosa scrivono. Molto prima dell'invenzione dell'agricoltura, quella ufficiale, una componente selvatica della famiglia del Triticum Urartu. Urartu è la catena montuosa dove c'è l'Ararat, cioè siamo lì, eh? Quindi l'hanno chiamato Urartu proprio perché è lì. Quindi una componente selvatica del Triticum Urartu ha sperimentato, qui dice che è la pianta che l'ha sperimentato, un evento genetico che non sarebbe mai potuto avvenire. Ha inglobato completamente l'intero genoma di un'altra pianta. Ma lo scrivono loro. È avvenuto, ma non poteva avvenire. Non poteva avvenire. Ma non è mica finita. Circa 8.000-9.000 anni fa, nella regione compresa tra l'attuale Armenia e il sud-ovest del Mar Caspio, sempre lì, avvenne un secondo evento genetico impossibile. Il Triticum di Coccum inglobò completamente il genoma di un'altra pianta per generare il Triticum spelta. In seguito, una serie di ulteriori modifiche genetiche ha portato al nostro Triticum estivo, estivum, il grano tenero con cui facciamo il pane e la pizza. E lo scrivono loro, tutte cose che però in natura non possono avvenire. Ma se non possono avvenire e sono avvenute, lo facciamo il passetto in più e diciamo chi l'ha fatto? Ce lo raccontano i testi antichi chi l'ha fatto, quelli lì. Ce lo dicono, lì avevano il Gan Eden, lì sperimentavano, lì coltivavano ogni tipo di piante, allevavano ogni tipo di animali che serviva loro. E qui c'è scritto che lì avvenivano delle mutazioni geniche che in natura non possono avvenire. C'è scritto. Facciamo il passo in più? Cioè invece di continuare a dire ah no, non è possibile, tutte balle, tutti miti, tutte favole. No, facciamo finta che. E magari una serie di cose ce le spieghiamo. Allora la Bibbia ci dice che fecero l'Adam, e vi ho spiegato come, e poi dice che a un certo punto presero l'Adam e lo posero in Gan Eden. Il che vuol dire che non l'hanno fatto nel paradiso terrestre, l'hanno fatto da un'altra parte. La genetica attuale sta identificando 4 ceppi umani, di cui il più antico è quello che noi conosciamo come il Sapiens classico, che è sorto nel sud-est dell'Africa. Quindi lì hanno fatto i primi esperimenti sull'ominide. Poi dice la Bibbia, prese l'Adam e lo pose in Gan Eden. L'Adam è proprio con l'articolo, quindi non è il nome di uno, significa un gruppo di maschi. Se lo sono portati lì, perché dice la Bibbia, questo gruppo di questo Adam, chiamiamolo Adam, così almeno non ci sbagliamo, questo Adam doveva lavorare dentro il Gan Eden per conto degli Elohim. Poi, e quindi gli danno, dice la Bibbia, gli animali, le piante di cui occuparsi. Poi dice la Bibbia fa un'affermazione curiosa, dice che a un certo punto gli Elohim si accorgono che la compagnia degli animali per l'Adam non era sufficiente. E decidono di fargli la femmina. Immagino che assistessero delle scene, anche perché gli Adam erano uomini maschi normali, quindi avevano le esigenze, e decidono sì, facciamogli la femmina, e gliela fanno attraverso la clonazione, perché la Bibbia dice che indussero nell'Adam un sonno profondissimo, prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva, quella che viene tradotto come costola, chiudono la carne, nelle Bibbie che avete in casa, chiudono la carne là dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fanno la femmina. La femmina doveva essere, siccome prodotta per clonazione e forse per scelta, doveva quella coppia, diciamo così, quei gruppi dovevano rimanere sterili, cioè non si dovevano riprodurre, perché dovevano rimanere sotto il totale loro controllo. Quindi si sono fatti i numeri giusti che servivano loro. Poi interviene quello che noi conosciamo come il serpente. Il termine ebraico, Nahash, indica sì, serpente, ma la radice indica colui che è dotato delle conoscenze profonde. Cioè,
quelli che noi oggi definiremo i genetisti, no? Che hanno all'interno dell'uomo la conoscenza profonda, cioè vanno al centro del nucleo, vanno nel patrimonio genetico, che sono quelli che hanno fatto l'Adam utilizzando lo Tselem degli Elohim, e a un certo punto qualcuno di quelli, in contrasto con il volere dei capi, rende quella coppia fertile. Quando quei due diventano fertili, se voi leggete la Bibbia, vedete che si dice si accorsero di essere nudi e si coprono e si nascondono. Ma non è che si nascondono tra di loro, cioè non è che nasce il pudore, perché loro tra l'altro erano nudi fino al minuto prima. Loro si nascondono rispetto agli Elohim. Cioè non vogliono che gli Elohim capiscano che loro hanno capito a che cosa serve quella roba lì e che quindi si possano riprodurre. Gli Elohim, che non sono scemi, ovviamente, hanno detto benissimo, voi avete fatto questa scelta, adesso siete come noi, proprio lo dice la Bibbia, quindi fuori di qui. Avete fatto questa scelta, adesso ve l'andate a vivere fuori. Il concetto dell'albero del bene e del male, della conoscenza del bene e del male, non ha veramente nulla a che vedere con ciò che ci è stato insegnato. Neppure nei termini ebraici c'è l'idea che lì abbiano capito il concetto teorico del male, di ciò che è giusto, di ciò che è ingiusto, di ciò che è bene, no. I termini ebraici dicono che da quel momento loro avrebbero sperimentato gli effetti positivi e gli effetti negativi della scelta che hanno fatto. Tant'è che loro dicono ad Adamo, adesso quando avrai fame saranno cavoli tuoi, perché finché stavi qui il problema del cibo non ce l'avevi, adesso fuori di qui il cibo saranno problemi tuoi. E alla femmina dicono, adesso capirà, ma non è una condanna, eh? È quella che si definisce una sentenza post eventum. Hai voluto fare quella scelta? Adesso capirai che fare figli fa molto male. Non che ti condanno a soffrire. Hai voluto quella scelta, vedrai quanto ti fa male. Perché quanto ti fa male? Perché noi siamo malfatti. Noi nasciamo troppo presto, nasciamo con la testa troppo grossa. Noi siamo gli animali che hanno la maggior quantità statistica di problemi nel parto. Perché noi siamo stati fatti male. Perché da un certo punto in avanti l'evoluzione ha cessato di operare su di noi. Hanno operato questi altri dando dei colpi di acceleratore per prendere degli ominidi e trasformarli in individui capaci di capire e eseguire ordini. Ma questo ha portato in noi tutta una serie di disfunzioni. Ha fatto sì che noi siamo, rispetto al pianeta Terra, degli estranei. Provate a pensare un attimo, provate a pensare a qualunque animale, qualunque. Vedete che qualunque animale ha una nicchia ecologica, quindi un sistema naturale al quale è perfettamente adattato. E ogni sistema naturale ha i suoi esseri viventi perfettamente adattati. Voi provate a pensare all'essere umano nudo e trovate un sistema naturale al quale l'uomo è per natura adatto. Non ce n'è uno. Non ce n'è uno. Noi dobbiamo intervenire sull'ambiente esterno e modificarlo, perché noi messi nudi da qualunque parte, da soli, moriamo, perché la natura ci uccide. Perché noi non siamo più adatti a niente. Per usare il significato che c'è nei dizionari italiani, noi siamo, rispetto al pianeta Terra, alieni. Che non vuol dire alieni in italiano, vuol dire diversi ed estranei. Cioè noi rispetto al pianeta Terra siamo diversi ed estranei, perché a un certo punto siamo stati fatti troppo velocemente. Tant'è che noi dobbiamo, e gli Elohim lo sapevano. Dicono all'Adam quando lo cacciano, tu dominerai sugli animali, perché l'uomo può solo dominare. Dominare vuol dire deve intervenire sull'ambiente e modificarselo se vuole vivere, altrimenti muore. Infatti noi siamo dei disadattati. Solo finisco con una curiosità di Eva. Quando Eva viene tentata dal famoso serpente, si dice che mangia il frutto. Ora, tra le cose appunto che si dicono del fatto che non si devono fare le letture letterali, perché la Bibbia va letta in chiave simbolica, e Biglino non ha capito che la Bibbia va letta in chiave simbolica, tra quelli dicono questo, ci sono quelli che hanno costruito grandi costruzioni simboliche sulla mela di Eva. Io penso che qualcuno di voi le abbia lette, le conosca. Bene, grandi costruzioni simboliche sulla mela di Eva. Solo che la mela di Eva nella Bibbia non c'è. Non c'è. E quindi chi costruisce le visioni simboliche sulla mela, costruisce le visioni simboliche sul nulla. Credere, uscito in edicola ieri, Monsignor Ravasi.
Monsignor Ravasi è quello che è qui con me. Anzi, ti chiedo scusa, sono io lì con lui, perché lui è grande e io piccolo.